Rassegna stampa di oggi, 6 febbraio 2018, questa è la prima edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Italo, alla vigilia dello sbarco in borsa per i treni di Montezemolo arriva l'offerta miliardaria del fondo USA. Global Infrastructure Partner è pronto a sborsare 1,9 miliardi per conquistare il 100% del capitale dell'azienda concorrente delle Ferrovie dello Stato. Il gruppo americano sarebbe disponibile perfino ad accollarsi anche i debiti del gruppo di Montezemolo e soci, banche creditrici incluse, che ammontano a più di 400 milioni. Borsa Wall Street teme l'inflazione e corregge il tiro andando a picco, meno 4,6% dopo un crollo superiore al 6%. La Casa Bianca ha detto: siamo sempre preoccupati quando il mercato perde valore, ma siamo anche fiduciosi nei fondamenti dell'economia. Bergamo ha arrestato il figlio del procuratore di Brescia, ha rapinato un supermercato impugnando un mitra. I carabinieri hanno arrestato Gianmarco Buonanno, figlio di Tommaso, capo dell'ufficio inquirente bresciano. Il giovane è accusato di aver rapinato un supermercato insieme a due complici e di essere poi fuggito a bordo di un'auto intestata al padre. A incastrarla sono state le immagini registrate dalle telecamere. Bitcoin continua la corsa al ribasso, scende sotto i 7.000 dollari, il livello più basso da novembre. Intanto il presidente della Security and Exchange Commission ha dichiarato al Congresso di sostenere gli sforzi per una maggiore chiarezza e trasparenza sul mercato delle criptomonete e di essere pronto a valutare l'introduzione di regole. TRAPPIST-1, i pianeti del sistema simile al nostro hanno acqua e potrebbero ospitare vita. I ricercatori, guidati da Amaury Triad, hanno osservato che tutti i pianeti hanno fino al 5% della loro massa fatta d'acqua, un dato significativo se si considera che sulla Terra gli oceani rappresentano solo lo 0,02% della massa. 5 dei 7 pianeti inoltre sembrano essere privi di idrogeno ed elio nella loro atmosfera, proprio come Nettuno e Urano. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.